In questa tabaccheria è stato fatto l'unico 5 più in Italia e i soldi sono 1.146.915,35. Caccia l'uomo baciato dalla dea Fortuna, caccia l'uomo che ha realizzato un 5 più 1 al concorso del Super Enalotto, caccia ad uno scommettitore che quest'anno festeggerà un Natale diverso. Il fortunato in questa tabaccheria a Selvazzano Dentro in provincia di Padova qualche giorno fa ha acquistato con pochi euro la schedina vincente. Per me dovrebbe essere stata giocata il venerdì. Beh, la schedina è di un importo dai 3 ai 5 euro e penso abbia giocato solo quello. Come prima cosa ho controllato anche delle schedine mie che avevo per vedere se per caso ero io il fortunato. Invece dopo tra le mie non c'era, non so chi possa averla vinta, insomma. Spererei che almeno una telefonata mi venisse fatta per sapere almeno se si è accorto di aver vinto. Ne è convinto il titolare della tabaccheria, essendo la sua attività frequentata da clienti di passaggio, ma la curiosità è tanta. Sì, subito il sabato sera tramite internet hanno cominciato, e anche con WhatsApp, a martellarmi di richieste, se so questo e quell'altro. Intanto, da quando si è diffusa la notizia della vincita, per le strade di Selvazzano Dentro e caccia al milionario. Si pensa forse è quello, ma solo supposizioni. La curiosità è tanta, i sospetti aumentano, le domande si inseguono, ma al momento nessuno ha individuato il vincitore del milione di euro. Non lo saprei mai, la riservatezza è sempre d'obbligo comunque. In questi casi. Certo, su quelle fortune che ti capitano così. Che siano andati a chi ha veramente bisogno. Tutto qua. E spera questo. Sì, spero questo. Allora, ha vinto 1.146.000 euro. Giuseppe Di Tomasi è pronto lì. Vi devo dire che parliamo di un piccolo comune, 22.000 persone, si conoscono tutti. Allora, Giuseppe, tra sospetti, voci e smentite, che ne sappiamo di questo nuovo milionario? Allora Alberto, qui davvero c'è la caccia al neomilionario. Tutti dicono abbiamo il sospetto su quella persona o su quell'altra, su una donna, su un uomo, comunque su un gruppo di amici che hanno potuto giocare questa schedina. Ricordo 1.146.915,35 euro, quindi un Natale diverso. Però il tabaccaio, proprietario della ricevitoria da generazione in generazione, Alberto sostiene, questa è una strada di passaggio, chiunque può entrare qui da me e giocare questi numeri che hanno portato fortuna e hanno reso felice, ricordiamo, un uomo, una donna o un gruppo di amici. Ecco. Diciamo che la maggiore probabilità e quella notizia più accreditata da parte del proprietario della ricevitoria è che si tratti di un uomo, questo ci ha potuto dire così, l'abbiamo convinto a darci qualche informazione. Ricordiamo però una cosa importantissima, che questa tabaccheria porta fortuna, perché anche nel 2000 è stata vinta un'altra cifra importante. Sì, perché nel 2000, guardate, sembra quasi un luogo miracoloso, nel 2000 parliamo ancora di lire, quanto è stato vinto 22 anni fa lì? Andiamo tutti a giocare in quella regione, allora scusate se porta così fortuna. 211.789 di lire, però ricordiamo che la schedina era diversa, era un altro concorso. Certo. Però non ci dimentichiamo che io oggi non nego che ho giocato, Alberto, perché non si sa mai, magari anche per me poteva diventare un Natale differente. No, speriamo che tu non debba aspettare altri 20 anni. Poi se vinci naturalmente condividerai con noi qualcosina, così come mi auguro che il neomilionario voglia fare, qualora fosse del luogo, con i suoi altri 22.000 concittadini. Un grande in bocca al lupo e congratulazioni a chi ha vinto. Grazie Giuseppe Di Tommaso.